lecky. E l'applauso però mi è sembrato un po'... Oh. Oh, benvenuta la signora Rita Lecky, che viene da Vimercate. Allora, Vimercate, lei ha partecipato a una delle ultime serate, se non ricordo male, di selezione, è arrivata alla semifinale e questa sera pure in finale. Come va, signora Lecky? Abbastanza bene, sempre emozionata come sempre, però vado bene. Siamo pronti ad ascoltarla anche a lei. Chiediamo ovviamente per par condicio l'età, che tra l'altro io sono molto molto, come dire, orgogliosa di dire, perché sicuramente scatterà l'applauso. Quanti anni ha, signora Lecky? Ho fatto 71 anni il 9 di aprile. Oh, quindi 71 anni e un entusiasmo da rendere, soprattutto per quanto riguarda il canto. Allora, titolo del brano che ci fa ascoltare? Adagio della Fabia. Allora, una bellissima canzone di Lara Fabia con la quarta cantante in gara. Posso chiedervi di abbassare un po', ma ve lo dico perché i nostri giurati tecnici ci chiedono giustamente un po' di silenzio. Io capisco, ribadisco che è una bella serata di allegria, però un po' di buona volontà ce la dovete mettere anche voi, perché dobbiamo dar modo loro di cantare bene e soprattutto ai giurati di ascoltare anche i minimi dettagli. È giusto che sia così. Grazie ancora. Ascoltiamo la quarta cantante in gara con Adagio di Lara Fabia, la signora, mi piace presentarla così, la signora Rita Lecky, qui a Voci di Cerone. Luca Lupo. Non so come guardarti, non so dove cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di me. Quest'anima senza cuore aspetta te. Il sole mi sembra
abbastanza bene, diciamo, sono emozionata, però dedico questa canzone a tutti voi perché mi è rimasta nel cuore. Io cerco di dare, trasmettere emozioni. Sì, è colpa mia, maestro? Allora, dicevamo che c'è stata una grande emozione che lei l'ha provata e che l'ha trasmessa al pubblico ed è arrivata perché l'applauso è stato forte. Allora, l'accompagniamo al suo tavolo, grazie per essere stata qui con noi con l'applauso, la signora Rita Lecchi. E allora,